Ciao ragazze, eccomi tornati in un nuovo video. Allora, oggi video diverso dal solito, postazione diversa dal solito perché sono qua pronta per farmi la pedicure e volevo farvi vedere come faccio la pedicure a secco, quindi come pulisco più che altro la zona del girocuticole e la pelle intorno all'unghia per applicare, prima di applicare ovviamente il semipermanente. Oggi vi farò vedere proprio come lavoro nella zona e quindi vado a fare la pulizia del girocuticole per creare una superficie più omogenea possibile, più pulita possibile prima di iniziare con l'applicazione del prodotto. Allora, utilizzerò principalmente tre punte che mi vedete usare spesso ultimamente e sono queste tre punte qua. Abbiamo la cilindro piccola, questa qua è di Neonail, utilizzerò tutti i prodotti Neonail in questo video, la punta fiamma anch'essa di Neonail e la punta levigatrice anch'essa di Neonail. Quindi andremo ad utilizzare queste tre punte e andremo a pulire il giro cuticole. Poi per andare a tagliare le cuticole potete utilizzare un tronchese oppure una forbicina, questo in base alla vostra manualità, quello che preferite. Allora, iniziamo subito. Io ho qui il mio piedino che è un po' distrutto, rovinato, ha molto bisogno di essere sistemato. Allora, per prima cosa io vado a sistemarmi le unghie perché, come vedete, sono parecchio stortine. Quindi prima vado a dare la forma a tutte le unghie, quindi le vado a limare dritte, che erano tutte storte, le vado a limare tutte dritte. Così, una volta che ho fatto questa manovra, non ci devo più tornare sopra. Questa, ad esempio, è stortissima. E anche l'alluce. Ok, a questo punto vado a prendere la prima punta, che è la punta cilindro piccola. Questa punta mi aiuterà a pulire bene tutto il giro cuticola, ad alzare le cuticole e a pulire già le prime callosità che troviamo in queste zone. Vado a pulire bene anche i valli laterali e già vado a pulire in questa zona dove si crea sempre un ispessimento, un po' di durone. Non premo perché se premessi brucierebbe, quindi non premo e vado a pulirmi tutta questa zona. Ogni tanto pulite perché la polvere, perché ovviamente non vedete più dove state andando e poi potreste fare un danno. Thank you.
Allora, adesso passiamo alla punta fiamma e andiamo a pulire la zona del giro cuticolo e anche qui andiamo a pulire bene i valli laterali. Andiamo ad inserirci proprio all'interno dei valli laterali e andiamo a pulirli per bene di qua e in tutte le altre dita. Anche questa volta i giri sono sempre sui 15.000. Vado ora a girare i sensi di rotazione, quindi da F vado in R e vado a lavorare l'unghia dall'altra parte. Ok, arrivati a questo punto è ora di tagliare le cuticole. Io vado ad utilizzare la forbicina, ma volendo, anzi in questo caso nei piedi è meglio, dovresti utilizzare, ecco, il tronchese. Io ho questa portata di mano e vado ad utilizzare le forbicine. Una volta tagliate le cuticole andiamo a spingerle indietro utilizzando uno spingicuticole classico, andiamo a spingere indietro tutte le cuticole . Ultimo step, passiamo alla punta levigatrice. Potremmo utilizzare tranquillamente una punta pera, quelle un pochino più grosse, soprattutto per i piedi sono molto comode. Io questa, utilizzo questa, ecco, magari ci metterò un pochino di più, però poco importa. Giri molto bassi, massimo 10.000. Vado a levigare tutta la zona del giro cuticole e anche della pelle intorno all'unghia, ad esempio qua.
risultato finale, a qua mi sono un po' tagliata, ma con la forbicina prima, sono veramente, ragazze, scomodissima a farmi i piedi da sola. Insomma, questo è il risultato finale. Adesso sono pronta per andare ad applicare i preparatori e a fare il mio semipermanente. Spero che questi passaggi vi siano stati d'aiuto, vi siano serviti. Con questo è tutto, io vi mando un bacione, adesso continuo e mi faccio appunto il semipermanente. Se non l'avete ancora visto, vi lascio qua il video del semipermanente che avevo fatto l'anno scorso sui piedi, quindi potete vedere quello per il risultato completo. Le avevo utilizzato addirittura avevo fatto proprio la pedicure completa, quindi vi rimando a quel video. Io vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao ragazze!